Cerchio e seno, nuove manifestazioni medianiche. Nel procedere progressivo della coscienza, lo spirito, individualizzato in forme relativamente complesse, sviluppò il cervello, acquisendo così la possibilità sempre più ampia di ritenere e conservare la memoria delle esperienze in continuo aumento e sempre più indispensabili all'evoluzione della coscienza. Contemporaneamente si sviluppò anche il corpo, che divenne sempre più perfetto come capacità e possibilità di azione e di moto, sempre più adeguato alla spiritualità in progresso. Più semplicemente, mentre il cervello acquistava maggiori facoltà di conservare o devolvere, secondo le circostanze, ciò che necessitava alla coscienza attuale, il corpo si concretava negli organi dei sensi per agire e svelare alla coscienza il mondo materiale. È in questi organi dei sensi che si è sviluppata nel tempo la capacità attiva della coscienza di acquisire le esperienze. L'individuo organico, nella sua costante evoluzione e con le possibilità che dà alla coscienza di promuovere progressivamente la spiritualità, si rivela lo strumento più idoneo che lo spirito abbia foggiato per procedere nell'evoluzione. Solo attraverso la corporeità, non ci stancheremo mai di ripeterlo, lo spirito può comprendere e sentire la spiritualità universale di cui è parte. Auspichiamo che abbiate compreso quanto è stato detto. Per meglio farvi capire, aggiungiamo che l'organismo individuale, come presupposto e come strumento necessario all'evoluzione, si adegua sempre alle esigenze della coscienza e alle necessità specifiche dello spirito. Per concludere, figli, non sarà inutile una sintesi del concetto generale. L'individuo organico si origina dunque quale fattore essenziale della coscienza e quale mezzo necessario per l'evoluzione dello spirito. L'individuo in senso generale sorge sullo sfondo e come superamento del mondo inorganico, inteso come particolarità materiale, cui rimane peraltro annesso allo stesso modo che la coscienza, di cui è strumento, si origina sullo sfondo e come superamento dell'incoscienza. Dal punto di vista della consistenza e della struttura, figli, la bruta e inflessibile materia è superata nell'individuo nella corporeità pluriforme, corporeità nella quale la materialità è resa gradualmente più malleabile e adeguata ai fini dell'azione che lo spirito, che in essa si rinserra, persegue per conquistare l'esistenza. Terminiamo auspicando che abbiate compreso come la materia tutta, quale elemento della divina creazione, si sottomette alla volontà dello spirito, che se ne serve per proprie esigenze evolutive. La coscienza, peraltro, è il tramite ideale che consente allo spirito di soddisfare tali esigenze e di raggiungere la meta prefissa.